me l'incarico di portare il saluto del comitato e quindi dei presidenti, dei soci, dei 10 car service della città che aderiscono. Sapete che il comitato ormai ha una quindicina d'anni, grosso modo, di età. Sinceramente questa sera mi aspettavo molte più persone, ma evidentemente il sabato, di pomeriggio, in un periodo dell'anno un po' particolare, speriamo che ci sia diventata tanto. Il tema di questa sera, non c'è dubbio che è un tema estremamente importante. E io che non posso non ricordarmi il percorso fatto in questi, ripeto, quasi 15 anni di attività del comitato, rammento che una delle prime riunioni del gruppo direttivo è stata proprio con l'allora prosindaco, quando Mestre aveva il prosindaco, ed era Bettini, accompagnato da una dirigente dei musei, perché il direttore, non mi ricordo neanche il nome, guardate, molte volte l'abbiamo invitato a Mestre, ma non ho mai avuto l'onore di vederlo, anche quel giorno non è venuto, il presidente Romanelli. E abbiamo parlato, guarda caso, proprio del museo di Mestre. Apro subito una parentesi. Siamo in un posto storico di Mestre. Per carità, l'attuale coordinatore è buono, da Paola Rallo, per il quale abbiamo discusso dove facciamo, eccetera, non a caso ha scelto questo, perché è uno dei posti appunto storici e il museo deve essere storia di Mestre. Una città che non è solo un museo, non è una città. Per carità, Mestre ha più di un motivo per dire che non è una città, e noi mestrini lo sappiamo benissimo, siamo altro noi vecchi mestrini. E abbiamo parlato con Bettini e con Casalino appunto del nuovo museo di Mestre, ma non era la prima volta, perché proprio in quella riunione l'allora presidente del Lions Host, se ricordo bene, non mi ricordo neanche chi fosse, no, non era Pizzicati, in quel periodo Pizzicati non era presidente. Canetti. Giorgio Canetti. No, no. Non ha importanza, non vi dico il nome, non voglio rispondere alle storie. So solo che una cosa, ho saputo che il Lions Host aveva premiato una neolaureata perché si era interessata del museo di Mestre, quindi c'era stata fatta addirittura una tesi di laurea sul museo di Mestre. Pensate un po', qualcuno mi ha tirato per le orecchie allora, ma come non sapevi? No, non sapevo. Bene, sono passati molti anni, oggi ci troviamo a parlare ancora del museo di Mestre. Nel frammezzo poi non è che altri non si sono interessati del museo di Mestre, tutt'altro. Stava per nascere un nuovo museo. Io mi ricordo che l'ho sentito dire, poi la stampa l'ha riportato. Allora il sindaco Cacciari, il professor Cacciari, dice: a Mestre nascerà un grande museo. E non sarà quel particolare posto dove verranno appesi al muro quadretti e robe varie. Era il museo del Novecento. Però sappiamo tutti che il museo del Novecento non avrà niente a che fare con Mestre nel centro della storia di Mestre. Il problema è un altro: la storia di Mestre sarà documentata quando finalmente i mestrini potranno vedere tutti quei resti storici, fra virgolette e tutto in maiuscolo, che sono stati raccolti con pazienza, con professionalità, con amore dal professor Leon, che voi conoscete benissimo. Sarà l'inizio allora di una storia a cui poi si aggiungeranno altre cose. Ma oggi noi dobbiamo parlare del museo di Mestre, e finisco subito, facendo una riflessione sulla tavola rotonda di oggi. L'occasione mi offre ovviamente per ringraziare chi parlerà dopo, li vedete qui davanti di voi. Non faccio i nomi, perché tanto non
conoscete tutti. In primis ringrazio, non c'è dubbio, il buon Tiziano Graziottini, caporedattore, perché lui non manca mai, si è innamorato di Mestre. Non so, probabilmente Tiziano era innamorato anche prima di arrivare a Mestre, perché è una città che tutto sommato, con tutti i suoi difetti, deve essere amata. Ecco, dicevo, però la tavola rotonda di oggi offre un'occasione unica. Ogni volta che si è parlato del museo di Mestre, siamo sempre stati in attesa di dire dove facciamo il museo di Mestre. Se abbiamo ritardato l'incontro di questa sera a tavola rotonda è perché ne abbiamo discusso lungamente a livello del comitato, e comunque Giampaolo lo sa, l'attuale nostro coordinatore, lungamente, perché finalmente volevamo portare noi una proposta. Non so se ci sia qualcuno della presente amministrazione qui, so che dovrebbe venire se non è arrivata, mi dispiace che non sente quello che dico io, ma sentirà da quello. Finalmente noi proponiamo una risposta, e che non ci vengono a dire che non si può fare perché costerà soldi, personale, eccetera eccetera, perché il Health Service si mettono a disposizione per cercare di costruire quel qualcosa da cui poi nascerà finalmente il museo di Mestre. Questo è l'augurio che io faccio a voi, e scusatemi, ma era uno sfogo il mio. Ormai sono arrivato quasi alla fine della mia vita, mi piacerebbe tanto davvero conoscere, poter vedere entrare nel museo di Mestre quanto prima. Grazie per l'occhio. Allora prendo la parola io, buonasera a tutti, sono Tiziano Grassettin, capo dell'edizione di Venezia e Mestre del Gazzettino. È intanto preciso appunto che come appellaggiarmi è quello che diceva Tony Serena, che io assolutamente sono un tifoso di Mestre e credo da non mestrino che in realtà questa città abbia dei punti di forza da valorizzare. Al quale a volte forse credono poco perfino i mestrini, ma che in realtà è una città che ha delle potenzialità enormi. So che voi avete sentito spesso questa storia delle potenzialità enormi e forse non ci credete più, però è un dato di fatto delle potenzialità straordinarie. Penso solo all'aspetto di nodo di collegamento tra l'Italia e l'est, Europa o comunque anche la stessa Austria, quindi potenzialità sul piano economico sicuramente straordinarie, ma anche di altro tipo. E io l'ho detto anche altre volte, anche sul piano proprio culturale, l'effervescenza di Mestre è qualcosa di assolutamente straordinario. Non lo dico per piaggeria, io sono stato, ho lavorato penso in tutto il nord-est, forse a parte Udine, ma Pordenone sì ad esempio, e la voglia di credere in questa città, di fare qualcosa, di promuovere cultura, è assolutamente straordinaria, e si percepisce chiaramente che i mestrini vogliono questo salto di qualità, e io credo che Tony, che in realtà ha una lunga vita davanti, vedrà qualcuna di queste realizzazioni, e speriamo proprio anche questo museo di cui da tanti anni parliamo. L'altro aspetto che volevo sottolineare senza rubare tempo, anzi ho un po' terrorizzato i nostri relatori invitandoli alla sintesi, quindi non voglio certo dilungarmi io, è però il fondamentale gioco di squadra che viene messo in atto con l'Interclub, perché fare massa critica è assolutamente fondamentale, e nessun amministratore può permettersi di ignorare una forza rappresentata da tante persone che si interessano alla città e sono in campo per la loro città, e qualora non facesse sarebbe un grosso autogol. Spero che non succeda, e comunque se dovesse succedere il Gazzettino sicuramente ne darà conto in maniera importante ai propri lettori. Detto questo, andiamo a cominciare appunto, anche perché ci sono tanti relatori, mi pare aver capito che tutti hanno delle cose molto interessanti da dire relativamente al nostro tema. Prima però mi sembra doveroso un intervento del professor Roberto Stevanato, che mi pareva, ecco Roberto, prego, se vuoi accomodarti,
che è presidente del Centro Studi Storici di Mestre e con il quale ovviamente siamo in rapporti di assoluta amicizia e proprio come gazzettino cerchiamo di dare una mano anche al Centro Studi Storici per le importanti battaglie che continuano a portare avanti. Roberto, prego, qui c'è il microfono. Va bene, mi dicono che il comune arriva con l'assessore Marz. Sì, ma c'è anche una consigliera. Lo attendiamo. Quindi l'amministrazione sente e praticamente è presente. Mi fa piacere, speriamo di poter sentire poi facciamo i fatti. Okay. Si spera, assolutamente. Sul problema. Bene, grazie tanto. Prego, Roberto. Grazie, cercherò di rubare solamente pochi minuti a questa tavola rotonda al quale vogliamo capire e distillare i contenuti. Per fare un po' una carrellata, inquadrare un momentino il problema, il Centro Studi Storici di Mestre vive ed è vissuto con l'idea del museo, diciamo che la storia del museo è la storia del Centro Studi Storici e viceversa, tanto che addirittura vi posso confessare che noi abbiamo alcuni scatoloni di materiali nella nostra sede, oltre alla Madonnina famosa del Parco delle Mura che gestiamo, che teniamo in attesa di. E, dicevamo, è una storia antica, è una storia che parte dalla collaborazione fra Urbani De Geltoff e i primi presidenti del Centro Studi Storici, in una dialettica che ha trovato anche dei momenti di forti momenti di collaborazione, ma anche dei momenti di scontro sull'idea di questo museo. Stiamo parlando degli anni 50 e poi anni 60, quindi oltre 50 anni fa. È una storia che dura oltre 50 anni, poi andare avanti per cortesia assurda. È una storia che dura 50 anni. Qui mi ero messo in realtà per elencare tutte le iniziative che erano state fatte per il museo, ma era talmente lungo che non sarebbe bastata tutta la serata e probabilmente anche quella di domani sera. Per cui rilancio, rimando alla tesi originale della Nicoletta Consentino. Questo è un estratto, permettetemi, ad usum delphini, nel senso che le cose più dure e crude sono state in qualche modo emendate. D'altra parte, chi ha curato la tesi della Consentino era il direttore generale dei musei del Comune di Venezia e non poteva certamente fare un'autocritica così, permettere un'autocritica così dura. Comunque la tesi originale è contenuta nel sito del Centro Studi Storici di Mestre, www.centrostudistoricidimestre.it, e lì si può leggere tranquillamente esattamente tutta la storia del Museo di Mestre. Museo di Mestre che in questi passaggi di localizzazione dei materiali, stiamo parlando dei materiali urbani di Geltoff, un attimo ancora, e ha subito anche delle perdite, come ha potuto anche Sergio Barizza, in qualche modo gli è venuto qualche dubbio verificare, ma che comunque noi abbiamo verificato. Per esempio, se ritorni nella slide precedente, questa è una lettera originale firmata da Urbani De Geltoff, in cui con la quale ringrazia Bruno De Lena perché gli sono stati donati tre disegni riguardanti la pianta del castello di Mestre degli anni del Settecento. Dove sono andati a finire i tre disegni? Quando finalmente con la soprintendenza il comune ha fatto un inventario delle cose, ci si è reso conto, questi alcuni anni fa, alcuni saranno una decina anni fa, ci si è reso conto che rispetto all'inventario che Urbani De Geltoff diligentemente aveva redatto, in cui consegnava i materiali al Comune di Venezia, mancano le cose, ma guarda caso strano, più interessanti: monete romane, lacerti, pezzi di mosaico romano e quant'altro. Ecco, ha messo a denti stretti anche da funzionari del comune. Perché questo? Ma perché, puoi andare avanti, i materiali del museo erano conservati in due magazzini incustoditi in via Gaspare Gozzi e via Vivaldi e sotto il cavalcavia del Corso del Popolo, sommersi da uno strato più o meno alto di guano di colombi. E qui, se ritorni indietro, poi vediamo, torna indietro un attimo, ecco, ancora un attimo, ecco qui,
C'è un addetto che con i dipendenti volevano addirittura rifiutarsi di fare il lavoro, gli addetti al trasporto, perché si sono trovati in un merdaio pazzesco. Comunque i materiali a vai avanti erano ammassati in questo modo nei vari magazzini avanti, con sporcizia, polvere, finestre rotte e le porte dei magazzini aperte, quindi chiunque poteva entrare e uscire ed eventualmente servirsi con grande generosità dell'amministrazione comunale che aveva in carico la responsabilità di conservare questi musei. Ecco, queste sono alcune carrellate di alcuni dei materiali, ci sono delle patere, ci sono dei bassorilievi, delle statue, dei lacerti, dei capitelli, maggioranti ancora, delle iscrizioni gotiche, quindi probabilmente medievali, tutto materiale ammassato. Io ho potuto fotografare quel po' che ho potuto fare, perché chiaramente questi avevano i tempi, la ditta di trasporto per organizzare il trasporto, non potevano perdere tempo. E guardate, qui c'è anche la firma di Urbani del Gaeto, perché Urbani del Gaeto guardò ogni pezzo, aveva legato un pezzetto di carta con scritto cos'era, dove l'aveva trovato e la sua firma. Possiamo andare avanti velocemente. Ecco, questi sono materiali ammassati, vedete, su cassette, i famosi tronchi fossili di cui si è parlato in più occasioni, e poi gli scheletri, osservate quello è il teschio, sono diverse cassette di scheletri trovati in vari posti. Urbani del Gaeto raccoglieva il materiale dove veniva a conoscenza che facendo gli scavi per le nuove costruzioni di Mestre veniva fuori qualche cosa, lui correva lì e in mancanza di altro raccoglieva lui, scriveva un appunto. Perché io ho questo materiale fotografico? Perché dopo lunghe battaglie per cercare di recuperare i materiali che erano dispersi con il Comune di Venezia, finalmente il Comune di Venezia negli anni 90 si è deciso di stanziare dei soldi e portare questo materiale nell'attuale allocazione, che è in uno scantinato di Viale Pertini. Io con la dottoressa del Centro Studi Storici, con la dottoressa rimpianta Ravagnan, Maria Luisa Ravagnan, che purtroppo è deceduta poi prematuramente, con il professor Gerardo Talli dell'Università di Venezia, avevamo addestrato due coppie di ragazze che dovevano fare la catalogazione, la prima pulizia e la catalogazione precisa di questo museo, di questo materiale. Ma mancava un vascotto, una vasca con un rubinetto e uno scarico per poter lavare questo materiale che vi ho detto era in condizioni decenti. Bene, le quattro laureande a un certo punto hanno detto: professore, ciao, se ne sono andate a fare altre tesi di laurea, perché prima che arrivasse il vascotto sono passati decenni. E questa è la situazione. Passeranno ancora altri decenni, chi lo sa. Fra l'altro il materiale in Viale Pertini è di tanto in tanto, quando c'è qualche pioggia un po', diciamo, eccezionale, come mi è stato testimoniato anche pochi minuti fa, va sott'acqua. Questa è la storia di Mestre. Grazie a voi. Grazie Roberto per il tuo, come sempre, appassionato intervento, che ha evidenziato in poche battute quasi un affresco di una situazione grottesca, perché che va a, come dire, a ribadire ancora una volta l'assurdità che una città come Mestre non abbia un proprio museo. Sembra quasi un non voler riconoscere la propria storia. Torno a dire però che i mestrini la propria storia la vogliono riconoscere con forza, e quindi speriamo appunto che dopo le responsabilità di passate amministrazioni, che mi pare sono acclarate, la nuova insomma voglia dare un segnale diverso rispetto a questa situazione. Entriamo nel vivo dei nostri interventi. Abbiamo la dottoressa Maria Spiazzi, che riallacciandosi proprio a quanto diceva anche Roberto Stevanato, ci parlerà di l'opportunità, necessità, attenzione, opportunità, necessità di un museo storico della terraferma di Venezia, a nome dei club service della città. Questo intervento, prego. Buongiorno a tutti, e sento l'obbligo di presentarmi. Sono storica dell'arte
Tuttavia, relativamente a Venezia e al suo territorio, sia la mia tesi di laurea sui catasti veneziani del Settecento, quindi di Rizziani, non veneziani, sia la tesi di perfezionamento è stata, soprattutto la tesi di perfezionamento, Università di Padova sulle soppressioni napoleoniche e la formazione di mosaici civici in Veneto. Sento l'obbligo di partire un poco da lontano per poter fare una cornice ampia e di respiro, questa è la domanda che mi è stata fatta, di essere oggi pertinente a questo tema, perché deve essere evidente che necessità e opportunità non è soltanto o esclusivamente a quel singolo museo che sta per essere istituito, pensato, ragionato, prodotto, ma in quale più ampio contesto si pone il rapporto al territorio e al sistema museale veneto. La mia attività, come vi dicevo, si è svolta come storica dell'arte, da prima funzionario della città di Padova, poi anche Belluno e le province, e poi dal 2000 al 2011 come soprintendente, da prima per le 7 province del Veneto e poi per l'area il Veneto, Belluno, Treviso, Venezia, la provincia e Padova. E quindi ho maturato un'esperienza che relativamente al contesto di oggi necessariamente importa mettere in fila che cosa possa essere successo nella terraferma veneta relativamente a istituzioni di nuovi musei. Allora vi elenco molto sinteticamente alle scadenze più vicine a noi, ovviamente. Un anno fa è stato aperto il nuovo museo di Belluno, il Palazzo Fulcis restaurato, con uno splendido allestimento, un museo che si pone non solo nel contesto veneto ma nel contesto italiano come di un'emergenza di grande qualità. Entro l'anno 2018 Belluno aprirà anche un nuovo museo specificatamente dedicato all'archeologia. Se ci spostiamo un po' più a Treviso, ad esempio, il nuovo museo Luigi Baglio, museo opere d'arte del Novecento, tra 8 e 900, soprattutto i due grandi artisti, Rossi e Martini, ma Treviso tra 8 e 900, nell'ambito della terraferma veneta, è stata il cuore pulsante dell'arte d'avanguardia e il museo Baglio di fatto è questo museo straordinario. Tipologia musei diocesani. Tipologia musei diocesani nel Veneto, tutti i capoluoghi di provincia hanno visto nell'ultimo decennio aprire musei diocesani straordinariamente importanti perché vengono da opere d'arte di altissima qualità, di chiese soprattutto nell'area montana, ma anche nel Basso Veneto, da chiese isolate, chiese nelle quali le comunità sono ridotte a poche persone e quindi il rischio delle opere d'arte. Musei dunque come tutela, ma musei anche che hanno una vocazione tutta speciale che nasce dal fatto di essere opere, non solo opere d'arte ma anche opere di devozione. E dunque in questa tipologia di parametri aprirà a gennaio un nuovo museo molto interessante a Piove di Sacco, ad esempio. Il Museo Diocesano di Padova è uno dei musei più importanti a livello nazionale e il Museo di Padova, per esempio, ha aperto con la gestione, vale a dire l'assistenza museale, con l'intervento straordinario del Touring Club italiano che fa questo servizio di volontariato. Nell'ambito dei musei diocesani ha aperto due anni fa un nuovo museo a Belluno e aprirà nel maggio 2018 una nuova sezione con una sezione molto molto importante archeologica, perché Feltre è uno dei centri più importanti proprio per l'archeologia.
una tipologia di musei che non ha tanto riscontro in Italia, perché nasce dal museo, dal modello francese, il più grande teorico è un francese, un museo francese, e sono gli ecomusei. La mia personale valutazione, proprio nel quadro anche più ampio, tipologia e anche sfaccettature varie che si sono presentate e che si presentano sempre di più a livello della comunicazione e della specificità di campo, forse questo territorio non avrebbe bisogno soltanto, necessità, opportunità di un museo storico, storicizzato, ma vedere anche, data la sua peculiarità tra terra e acque, se e come sia anche possibile progettare e ideare. È un problema anche gestionale molto forte questo degli ecomusei, ma varrebbe la pena di essere verificato. Relativamente poi a quello che possono essere i musei scientifici, qui il mio pensiero è, sono fermamente convinta che oggi siano soprattutto i musei scientifici che abbiano capacità, forza e che abbiano saputo anche ideare quel rapporto tra conoscenza dei materiali e rapporto interattivo con i visitatori. Il Museo Scientifico di Trento ha valore internazionale, straordinario, il Museo di Storia Naturale di Venezia sulla comunicazione, sull'allestimento è proprio in questa linea, e nell'ambito dei musei dell'Università di Padova, che è un campo tutto speciale, questo dei musei scientifici dell'Università di Padova, l'orto botanico ha un allestimento museale di importanza internazionale. Un nuovo museo aperto a Padova nell'ambito dei musei scientifici è il Museo della Medicina, che nel trasferirsi da quella che era la sede storica del suo proprio museo, nel nuovo museo in via San Francisco, ha rinnovato proprio il problema della comunicazione. Musei del Novecento e musei della contemporaneità. Questa è una sezione di musei tra i quali si ascrive l'M9 di Mestre, che hanno un compito molto complesso, molto difficile. Sono quei musei che devono relazionarsi alla contemporaneità e creare il futuro creando attività culturali e specificità oggi note e che magari domani avranno nuove formulazioni, perché l'arte è in continua evoluzione e che quindi si differenziano nettamente dai musei storici. In questo senso, 15 giorni fa ero a Atene, ho visto il nuovo museo Benacchi vicino al porto, nella zona Gazi industriale, da solito di Atene del primo Novecento. Ecco, è un bellissimo museo perché dal modello Beaubourg a Parigi, che poi ha fatto scuola e ha infantato ampia diffusione, però questi sono musei che sono altro da questo primo contesto, primo nucleo, prima finalità che è costituito tra i musei con i materiali che nell'Ottocento, quando veramente era forte per lo storicismo come pensiero, per le idee risorgimentali, per la partecipazione dei cittadini, è stato il momento massimo dell'esplosione museale, con tante, tante collezioni donate dai privati. Relativamente a questo aspetto, donazione e partecipazione dei privati, su questo non c'è da stare molto allegri. Ci sono certi musei che fanno una politica veramente molto positiva nel sistema con i cittadini, altri un poco dormienti. I musei etnografici, a mio parere, sono i più complessi, eppure in questo senso Antropologia Culturale Mestre sul territorio, proprio per la peculiarità
di questo suo essere incrocio, sempre per secoli di civiltà che si sono sedimentate, sarebbe anche questo un aspetto da pensare, da valutare congiuntamente, proprio quei legami forti che fanno sì che un territorio non viva solo su quella che è una specificità di campo, ma nella organicità del pensiero di territorio e di città. Avevo preparato molte altre cose da dire, ma mi taccio, se non citando chi relativamente all'economia e alla cultura, cito Keynes, che tutti voi conoscete, economista importantissimo, che ribadiva sempre che non c'è economia se non c'è la cultura. Ecco, questo problema dell'economia e della cultura è un tema serissimo, perché porta al centro la gestione, la buona gestione, la partecipazione dei cittadini. E chiudo con altre due citazioni che mi stanno molto a cuore e che non voglio tralasciare. Una la traggo da Sole 24 Ore del 26 novembre di Salvatore Setis, che fa la recensione al libro Contro le mostre, Tommaso Montanari, Vincenzo Trione. A un certo punto Salvatore Setis, che tutti conoscete anche per le molte pubblicazioni, studi e ricerche relativamente al bene culturale, e scrive: è per parlare ai cittadini che esistono i musei e che dovrebbero esistere le mostre, macchine per pensare la nostra civiltà e il nostro futuro. E una seconda citazione che trago sempre da Sole 24 Ore del 19 novembre di Luigi Mascilli Migliorini, relativamente alla recensione del volume di Giuseppe Galasso Storia della storiografia italiana, scrive: mai del resto, come nel caso dell'Italia, il rapporto tra identità e pluralità assume un carattere fondante, diventa la natura stessa del processo storico di cui si vuole parlare e nutre il rapporto con il passato che gli italiani, così come lo hanno costruito, devono oggi comprendere. E quindi con queste due citazioni mi fermo e spero di non aver impegnato al di là dei termini previsti. E un'altra cosa, se mi concedete. È sotto i tempi, quindi anche, ci sto. Assolutamente. Allora, quando ho fatto il sopralluogo presso il deposito, io ho visto, perché io non conoscevo il materiale, e ho visto vari reperti, dai tronchi fossili, che ovviamente mi hanno richiamato molte cose, a cominciare dal museo, nei quali allora, come funzionario di zona storica dell'arte del Padova, in collaborazione con la Soprintendenza dei beni archeologici, abbiamo progettato, programmato, unitamente all'Università di Padova, all'Istituto, al Dipartimento di Geografia, che se non conoscete vi invito ad andare a visitare, c'è il Pavese Santa Croce. E veramente ho avuto un tuffo al cuore, ho detto che emozione vedere questi reperti quando tutto il Veneto era foresta. E poi mi ha attratto, forse con più emozione perché più vicino ai miei studi, i calchi che Urbani De Gertoff aveva fatto realizzare delle iscrizioni che esistevano in Mestre e ora non esiste più. E io mi sento in obbligo di lanciare questo messaggio, questa riflessione. Se dimentichiamo, se perdiamo anche questi, calchi che sono le nostre memorie, che ci parlano del nostro passato, allora con la morte di questi calchi è anche una parte di noi che muore, siamo inconsapevoli. Grazie dottoressa per il suo splendido intervento, anche perché ha trasmesso un'emozione rispetto a tutto.
tutto questo materiale che, come diceva prima anche Roberto Stevanato, rischiamo addirittura di perdere e in buona parte o in qualche parte abbiamo già perso fatalità delle cose probabilmente anche economicamente più preziose, perché qui insomma ci sarebbero anche delle responsabilità da tirar fuori. E quindi veramente grazie anche per quella bellissima frase di Settis, no? Quindi lei come macchina di cultura io penso sia assolutamente e profondamente vera. Ora abbiamo un intervento molto importante, dottor, per quanto riguarda le soprintendenze, dottor Alessandro Astra, che è qui al mio fianco, e che ci parlerà di materiali di interesse storico-archeologico nelle istituzioni pubbliche del Veneto, immagino con riferimento a questa zona. Prego. Buonasera, ringrazio gli organizzatori per l'invito, porto i saluti anche dalla soprintendente architetto Emanuela Carpani e dei colleghi Francesco Trovò e Silvia De Canna, che si sono occupati della loro competenza, diciamo, di settore, quindi patrimonio architettonico di, diciamo, della terraferma veneziana, in particolare appunto Mestre e Marghera, Gronda, insomma, di questi ultimi. Devo dire la verità, confesso che bisogna entrare sempre in punta di piedi in questo mare del Mesta e lo sento fortemente, per cui l'unica cosa che mi va di notare subito è, a livello positivo ovviamente, come riscontro positivo, è questa persistenza negli anni nella comunità appunto questi elementi aggregatori, li chiamo così in modo così un po' estemporaneo, ecco, non sono inventato in questo ultimo momento. Elementi aggregatori in che senso? Nel senso che da quando sono arrivato come funzionario archeologo in questa zona, io mi occupo di tutta la laguna e ahimè anche di tutta la costa fino al Friuli. Da quando sono arrivato qui ho sempre percepito questo fervore, questo interesse a cercare di coagulare certi spunti, certe critiche, certi movimenti interni alla società e diciamo alle teste pensanti, ecco, di questo territorio. In particolare io continuo a rimanere veramente colpito dal fatto che appunto negli ultimi due anni in soprintendenza abbiamo avuto diversi incontri anche con Paolo Rallo per merito di quello che è stato il presidio permanente Mestre Terraferma. Il presidio secondo me, poi ovviamente si può chiamare come si vuole, può anche trasformarsi con altri nomi, insomma, ma il presidio aveva un suo senso storico, quello di cercare di recuperare tutta una serie di appunto di elementi di riflessione che sono venuti fuori proprio in apertura di questa serata con Stevanato del Centro Studi Storici. E quindi devo dire che siamo rimasti ben impressionati, perché in un certo senso noi della soprintendenza trovavamo anche una sorta di sponda, oltre che di giusta critica, insomma, di sponda per determinate riflessioni sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-archeologico di terraferma. Poi, di fatto, non si è, questi contatti poi non si sono concretizzati in azioni specifiche, però devo dire che hanno gettato secondo me le basi anche per diciamo, i nostri successori, hanno gettato le basi per far ripartire il discorso su cui voi puntate l'attenzione oggi per l'ennesima volta. Capisco anche lo sconforto di molti di voi a vedere che si continua a parlare a non produrre nulla. Di fatto, perfino io mi sento un traghettatore, forse molti di noi sono traghettatori a tutti gli effetti, però c'è una dignità anche nei traghettatori, e anche i traghettatori hanno un'importanza, perché non tutto deve essere buttato, non è che non si sia
fatto niente in questi decenni. Certo, non si è concretizzata l'idea che magari molti di voi, o diciamo lo scopo che molti di voi si prefiggevano, però molte cose sono state dette in vari settori, dal settore diciamo delle ricerche storiche, archivistiche, archeologiche, e passi avanti ha fatto anche la museologia e oso dire perfino la politica culturale, perfino in questo paese. Quindi forse io il titolo diciamo del mio intervento in realtà è stato scelto un po' così in modo un po' sintetico, però mi sento di dire delle cose forse un po' più così di carattere generale piuttosto che passare in rassegna materiali che secondo me ha poco senso, visto che molti di voi peraltro li conoscono già. Su quelli possiamo tornare anche con le domande dopo o comunque in futuro. Quindi io volevo partire da questa riflessione, mi ero fatto qualche appunto a casa oggi pomeriggio, però vedendo che piega è stata data, che linea è stata data agli interventi di questo pomeriggio, ritengo di dover un po' stravolgere l'ordine, ovvero all'inizio si è parlato e si è detto questa è la nostra proposta di fatto la di Cozzi, può essere la di Cozzi, può essere qualsiasi altro luogo, ma soprattutto si è detto appunto dove lo facciamo, quando lo facciamo, presto, perché non bisogna perdere altro tempo. Io però sono stato abituato, forse anche per componente caratteriale, a diciamo misurare i passi, e quindi mi faccio una domanda a monte: cos'è che vogliamo dire e cos'è che vogliamo raccontare, sempre nella logica che ricordava la collega Spiazzi prima, ricordando a sua volta Settis e il libro di Montanari. Che cosa vogliamo dire? Che cosa vogliamo che sia un centro culturale, un centro di documentazione, un museo di Mestre, un museo della terraferma? Beh, ognuno di noi ha la propria risposta, questo è indubbio, e io rispetto ovviamente e ascolto con interesse le reazioni di ognuno di voi. Però non posso che appunto fornirvi la visione che in soprintendenza si è avuta negli anni, quantomeno negli ultimi 20 anni, e che si ha tuttora di questo luogo della cultura di terraferma. E per noi è un punto imprescindibile, cioè questo luogo per noi è un elemento di una maglia più ampia. Non è un luogo punto e basta, non è il Museo di Mestre, è un punto che aggrega dei dati, delle informazioni, delle storie su una comunità, sulla sua città, ma è fondamentalmente un elemento interno di una maglia più ampia. Senza questa maglia, questo centro, questo luogo della cultura, a mio avviso, ha poco senso al giorno d'oggi. Non è che questa rete non ci sia, questa rete esiste. Questa rete esiste. È vero che è stata costruita solo in parte, e peraltro è anche percepita come rete solo in parte, ma questo appunto è un problema più generale di gestione sia dei luoghi che di politica culturale che di comunicazione. Voglio farvi solo un breve elenco di questi centri cardine della rete cui faccio riferimento. La collega Spiazzi ne ha citati altri all'interno di un panorama veneto ben più ampio. Io mi sono fermato a quelli della terraferma veneziana. A Chioggia, il Museo di San Francesco fuori le mura, si chiama Museo della Laguna Sud. A Campagna Lupia, dove è esistita, in parte ancora adesso esiste, l'Oasi di Valle Aperto, con un centro naturalistico, ecologico, naturalistico, in parte anche storico. A Campagna Lupia, pur con non pochi problemi, soprattutto di tipo amministrativo, ma stanno portando avanti da anni l'idea di un polo, diciamo, culturale per l'archeologia della Gronda, parte meridionale, con importanti ovviamente riferimenti all'area del Mediterraneo.
A Dolo c'è l'antiquario di San Brusogno, inaugurato nel 2011, che è legato alla Via Annia, che raggiungeva anche Mestre. Ad Altino, non mi soffermo, conoscete, immagino tutti voi, il museo principale della romanità lagunare finora, anche se concentrato chiaramente sulla città di Altino. A Cavallino abbiamo inaugurato nel 2014 un antiquario della Laguna Nord. A Jesolo ed Eraclea stiamo lavorando, si lavorerà in futuro, certo non credo che li vedrò io, ma comunque ad Eraclea abbiamo la possibilità, visti gli scavi condotti ormai tanti anni fa, ma anche le immagini satellitari, adesso anche a Jesolo gli scavi condotti da Ca' Foscari nell'area delle antiche mura, tra Jesolo e Eraclea abbiamo la possibilità di avere una sorta di luogo della cultura integrato, museo, area archeologica della tarda antichità e alto medioevo. A San Donato di Piave c'è il museo della bonifica, in tanti se ne dimenticano di questo importante museo. A Caorle il ministero ha impiantato un'operazione direi abbastanza così ardua e anche voglio dire impegnativa, ovvero il Museo Nazionale di Archeologia del Mare, ma con un focus sugli abitati lagunari di età medievale. E poi Concordia e Porto Ruaro, anche quelli li conoscete, immagino tutti molto bene. Io mi chiedo, questa rete è una rete ideale? Cioè, tra tutte le cose che ho citato, se ovviamente escludendo Venezia, su cui stiamo lavorando per il museo della città e della sua laguna, che ovviamente ha le sue relazioni con la terraferma e sono relazioni diacroniche dalla preistoria ai giorni nostri, in questa rete Mestre ci sta benissimo, ma è un elemento di una rete, e questo non significa sminuire la posizione di questo luogo della cultura. Noi l'abbiamo sempre pensato e continuiamo a pensarlo in questo momento come un polo del medioevo di terraferma. Abbiamo tentato di agganciare a suo tempo queste nostre idee al realizzando M9, però M9 è un'altra cosa, fa parte di quei musei che ricordava appunto la collega Spiazzi poco fa, i musei del Novecento, della contemporaneità, che hanno anche, oltre che altri obiettivi, hanno anche una logica ben diversa, raccontano una cesura, quella che c'è stata nel Novecento, tra la città storica e la città contemporanea. Tutto sommato io però vedevo molto bene che ci fosse una sorta di quasi rapporto conflittuale diretto lì interno del Menone, che abbiamo scavato noi della sovrintendenza con la più presente collega Paola Sfamelli, vedrei bene, avrei visto bene un rapporto diretto visivo tra antichità e modernità, ma se ne riparlerà. Quindi per noi questo è il luogo della cultura di Mestre, che recupera esattamente tutto quello che voi diciamo avete citato poco fa, appunto, non è che non si sia lavorato in tal senso. Su Mestre il panorama diciamo delle testimonianze archeologiche è vasto, e non possiamo citare onestamente solo Neltov, non perché non abbia importanza, ma ha una sua importanza relativa, nel senso che, come De Geldof, le attività che hanno portato alla scoperta di diciamo testimonianza del passato di questa zona sono state fatte come raccolte diciamo di superficie anche dal gruppo archeologico mestrino e dal gruppo archeologico veneziano, che molti di voi forse conoscono, per citare per esempio uno dei più diciamo dei cittadini mestrini più noti, Giuseppe Michelin. Erano altri anni, erano altri tempi. A questo si è affiancata un'archeologia da campo ufficiale a perlomeno la metà degli anni Ottanta, che ha prodotto dei risultati, io direi, veramente importanti per la ricostruzione della storia di questo lembo di terraferma. E quindi dico riduttivo citare solo De Geldof, solo perché onestamente io in 7 anni, ma raccogliendo l'eredità dei colleghi precedenti,
riusciamo a vedere anche un panorama più ampio, che non è costituito solamente da centinaia e centinaia di casse custodite non solo a Bertini, ma nei magazzini ufficiali della soprintendenza, ma è che è un panorama che ha visto una sua prima e sintetica pubblicazione negli atti del convegno Mestre Archeologica del 2005-2006, convegno 2005, pubblicazione 2006. Quello era un elemento fondamentale della politica culturale di quell'amministrazione, pur con i punti di distinguo e i problemi che ci sono stati, e io in quel momento non facevo questo mestiere. In quel momento, all'inizio degli anni, fine anni 90, inizio anni 2000, gli stimoli provenienti dalla città, il lavoro della soprintendenza e alcune figure di spicco dell'amministrazione comunale hanno permesso la realizzazione di, secondo me, chiamiamoli eventi con un termine diciamo contemporaneo, ma di occasioni per mettere un punto su molte cose. Appunto il convegno citato prima, ma è stato fatto anche un itinerario storico archeologico della città con tanto di pannelli, è stato fatto anche una pubblicazione diciamo divulgativa per le scuole, è stato fatto uno studio di fattibilità per la tutela e valorizzazione di un percorso attorno alla cinta muraria di Mestre. Questo non ha poi avuto diciamo esito, nel senso che era uno studio di fattibilità che avrebbe richiesto poi successivi step, passaggi che comprendevano anche acquisizioni in mano pubblica di aree private per fare diciamo percorsi verdi, non solo cartellonistica ma anche restauro degli elementi della cinta muraria, e lì dove non c'è la cinta muraria anche una riproposizione in termini moderni di ciò che doveva essere il Castelnuovo. Quindi non è che non si sia fatto niente, è che a un certo punto, come in tanti racconti e come in tante situazioni di questo paese, ci si ferma. Ci si ferma per vari motivi. Da un lato magari le persone vengono a mancare, non dico in senso fisico, ma proprio anche dal punto di vista lavorativo, passano ad altri incarichi. Ci sono anche motivi economici, non da poco, motivi anche politici e amministrativi, voglio dire. E poi tutto è radicato in quello che dicevo prima, la politica culturale in questo paese non esiste, o se esiste, appunto, è condizionata sempre, spesso e volentieri da elementi, diciamo, ostativi. Non da ultimo direi, e con questo non me ne vogliate, ma è un lavoro difficile questo nostro per le pubbliche amministrazioni, il rapporto con il volontariato, che è un rapporto che deve essere sano e impostato secondo diciamo tutti i buoni propositi ma anche i crismi e le norme esistenti non solo in campo italiano ma anche in campo europeo. Per esempio il citato museo, realizzando un museo di Piove di Sacco dalla collega, e sicuramente sarà un punto di riferimento importante. Peccato che diciamo siamo tutti rimasti dispiaciuti a leggere il bando che selezionava il direttore, e questo direttore deve essere forse di cosa un volontario, e tutto è retto da una struttura che si basa sui volontari. Io ho una visione assolutamente diversa del rapporto tra pubblica amministrazione e volontari. Di cultura si mangia, contrariamente a quello che pensano in tanti, e quindi è giusto che le persone che studiano e fanno questo mestiere trovino gli sbocchi lavorativi corretti e siano retribuiti, perché la cultura è un lavoro e una professione, e io questo lo rivendicherò fino alla fine. Dopodiché il volontariato può dare il giusto contributo nelle forme che giustamente riusciamo a stabilire ormai da anni con tantissime associazioni, non solo in Laguna ovviamente, ma anche in terraferma, in tutti i territori appunto, o i comuni di cui. Quindi diciamo è un discorso composito. Molto è stato fatto, poi ci si è interrotti. Dopodiché chiaramente
si devono riprendere gli stimoli, e secondo me questa occasione di oggi è uno stimolo, a fare in modo che noi ci impegniamo fin da subito a portare avanti un discorso, però chiarendoci le idee fin da subito. È un peccato, per esempio, che da oggi, io vorrei chiarirmi le idee pure io, cioè, sotto i 40 anni siamo pochissimi, quindi anche questo, stavamo riflettendo prima con la consigliera, un elemento di cui tenere un po' molto e che sicuramente è relazionato alla questione della politica culturale. Dico di più, tutto quello che è stato fatto dal De Geldof alle raccolte di materiali archeologici vari, agli scavi archeologici, ai dati d'archivio, a tutto ciò che gli studiosi, professionisti e anche appassionati hanno dato appunto a questa comunità, ha avuto diciamo il piacere e la fatica personale mia di confluire nei lavori del piano paesaggistico, futuro piano paesaggistico, perché al momento appunto non è ancora approvato, con appunto forme di tutela direi importanti, che riconoscono come con la sua dignità diciamo l'area del centro storico di Mestre e non solo quella. Quindi in un certo senso mi sento di dire che appunto rimaniamo costruttivi, ecco, quindi benvengano le proposte, ognuno per la propria parte, e cercando di focalizzare l'attenzione su quello che possiamo fare. Quindi sono a disposizione per eventuali domande. Grazie. Grazie dottora Asta. Sentendola parlare mi è venuto in mente come quelle squadre di calcio che fanno gran pressa in stato dall'avversariale, ma poi non riescono a buttarla dentro, nel senso che evidentemente, come lei giustamente ha detto, probabilmente dei tentativi anche corposi sono stati fatti, qualcosa si è portato a casa, ma diciamo forse proprio la mancanza di una politica culturale del paese e anche a livello locale, e forse anche perché devo dire dall'esperienza insomma ormai trentennale in me di giornalista, alla fine le amministrazioni forse pensano che la cultura non porta voti, ecco. Questo a volte basta uno 0-0 per passare il turno adesso a fare almeno un turno in trasferta troppo. Allora comunque grazie per il suo intervento, adesso andiamo credo ancora più in profondità. Parliamo di archivi cartacei, e raccolte private, opportunità e offerte. Il primo intervento è di Giorgio Zoccoletto, che è qui di fianco a me. Mi riferisco ovviamente alla prima parte del titolo della tavola rotonda di creare i... Ecco, perfetto. Meglio così. Del titolo della tavola rotonda del centro di documentazione. Mestre ha una fortuna incredibile, che ha l'archivio di Stato di Venezia alle spalle, diciamo, che come centro di documentazione già esistente è unico al mondo, e Mestre ha presso l'archivio di Stato di Venezia dei tesori incredibili. Mi sono così rapidamente ho preso qualche immagine che serve come titolo, diciamo, più che l'argomento singolo in sé. L'argomento per Mestre, l'argomento strade per un museo e per un centro di documentazione, l'argomento strade, vista la collocazione di Mestre nella terraferma, è un argomento centrale. E questo è un disegno del Settecento, una serie di disegni, di schizzi più che altro, che riguarda il progetto attuato di pavimentazione di Mente del Saliso al Piazzale Roma del tempo, cioè a Piazza Parche. Questa è la zona di Colin, praticamente, per capirci, l'arrivo dove c'è la colonna con Leone, siamo dove c'era il capitello dei manifesti, e questo è un richiamo per una documentazione su Mestre come ganglio del traffico della terraferma.
pagina per pagina. Sono cinque immagini di cinque temi presi, diciamo, per a caso quasi. Questo quando arriverà è di Bosco Romeo. No, beh, questo ne lascerà pure. Questo è un richiamo, un accenno alla documentazione di Mestre come Mestre centro di un sistema militare. E quindi sottintende il campo trincerato di Mestre. Questo è il polo, diciamo, centrale per secoli, è la polveriera del Terrario. La polveriera del Terrario, la polveriera del Terrario, qui è a Cerca. I disegni sono moltissimi, con tutti i vari edifici, e questi edifici sono nella zona dove c'è adesso il cimitero di Treviso, alla bocca del Terrario, quasi in corrispondenza con quello che sarà dopo il Forte Marghera. Il richiamo di questo disegno è per Mestre come centro di sistema difensivo dai primi del Cinquecento, dallo sbarco di Venezia in terraferma e fino ai nostri giorni praticamente. Poi passare all'altro. Questo è il disegno del Bosco Brombero, è un bosco particolarmente interessante della vastissima superficie boschiva di Mestre per secoli esistente, fino alla guerra del 15-18, quando sono stati praticamente tutti rasi al suolo per fare le trincee del Piave. Questo bosco è straordinario perché sotto i piloni dell'autostrada, della vecchia stazione finale dell'autostrada Venezia-Padova, rinasce con le stesse essenze, con la stessa bellezza sotto i piloni dell'autostrada, attorno praticamente al cimitero e poi ha un'altra caratteristica, nel senso che come a Carpenedo si è riformata nei suoi diritti la 300 campi, cioè la popolazione è diventata proprietaria del terreno, altrettanto sono gli stessi elementi di legge valgono per il Bosco Brombero, per la vastissima area del Bosco Brombero, se i capi famiglia di Chirignago potessero ritornare in possesso di tutta l'area della Romea, di tutta l'area che riguarda la superficie del bosco, lo potrebbero fare ad esempio della 300 campi già esistenti. Gli stessi principi di legge, degli usi civici, delle regole della regione Veneto, e i capi famiglia potrebbero richiederlo. Avanti. Questo riguarda i boschi. I boschi sono, diciamo, un argomento del territorio di terraferma centrale per anche l'interesse e il richiamo che suscita. L'ultima proiezione, la chiave, sempre tornando al centro di documentazione, il titolo, e questo è il punto centrale di richiamo per il sistema delle acque, il sistema della deviazione dei fiumi, e sono le porte grandi, le porte delle porte grandi, che tante volte non si pensa, ma la chiave di Mestre per le acque sta in queste porte. Lì è la sala cinesica, proprio il ganglio di tutto il sistema delle acque di Mestre. E naturalmente questo, come per un museo e per una documentazione sulle acque di Mestre, è centralissimo. Molto importante le porte grandi. E se la pesantezza delle foto non le porterò più, però le altre, quindi metti in turbine. Questo è il ben noto, ormai per merito del Centro Studi Storici, un foglio del catastico di Mestre, dello Scalfurotto. È stato l'abbiamo scelto perché prende dentro anche un altro aspetto del territorio centrale, è la documentazione della terraferma continuo
di Mestre la presenza dei mulini, in questo caso il mulino, il cosiddetto turbine, a Parù, e per lo studio del territorio che tante volte ormai sfugge, la ragnatela, l'intreccio, il reticolo, proprio come le vene del corpo umano, dei fossi, dei fossati della campagna attorno a Mestre. E scalfurogo mi ha segnati tutti quanti. Grazie. Scusate, grazie anche ai nostri relatori per, perché riescono ad essere interessanti e sintetici al tempo stesso, e questo magari ci darà modo poi di poter aprire anche un dibattito più ampio. Abbiamo ora l'intervento di Sergio Balizza sui materiali di archivi privati sulla terraferma di Venezia. Prego. Mentre salutiamo l'assessore Marche. Allora, no, volevo fare un'osservazione soprattutto agganciandomi a quanto ha detto la dottoressa Spiazzi e il dottor Asta, perché io mi sento un po' responsabile di quel concetto che è stato in parte, secondo me, molto travisato quando si è parlato di fare a Mestre il museo del Novecento, non qui, prima, no? E tu, Roberto, mi dicevi sempre, ma è il Medioevo? È il Medioevo? A Mestre non c'è il Medioevo, è avanti questo passo. Cioè, io ero partito da un discorso che ho sentito oggi, chiaramente sia da lei, professoressa, che da te, no? E cioè, bisogna che riusciamo a fare, ringraziamo Dio, direi, una volta ho detto quel paradosso, ringraziamo Dio che non è stato fatto il museo come l'aveva voluto Vanni de Velto, non perché la sua donna si è persa, ma perché sennò avremo un museo di tipo prettamente tradizionale, secondo me, no? Prettamente tradizionale. Allora, ringraziando Dio che non abbiamo quello e non buttiamo via le cose che evidentemente ci sono, per carità, no? Quelle non le buttiamo via, anzi cerchiamo di chiudere i cancelli se qualcuno li ha lasciati aperti e qualcosa è sparito. Però la cosa che conta di più è questa, sta fiaba che Mestre non è una città, che non ha una storia, no, cioè, che è una fiaba metropolitana ormai che va avanti, forse è anche giusto che non abbia neanche un museo. E a sto punto, prendendo per stimolo quello che ho fatto io, scusatemi se faccio un'autocitazione ma è necessario, no? E mi sono messo a studiare le carte, come diceva Alfonso Coletto, che avevo sotto mano in archivio, e sono riuscito a scrivere un libro che si chiama Storia di Mestre, documentatissimo, in cui uno può trovare la storia. Ma che storia trova? Storia dell'Ottocento in avanti, tanti me l'hanno detto, ma perché non parli della Mestre con le mura, delle cose, eccetera? Perché parto, ho cercato di partire, e cerco sempre di partire, quello che ho sempre fatto, dal contatto che ho con la gente che viene in archivio, che puoi essere tu che vieni a trovare le carte per farti la tesi, ma possono essere, e sono stati tante volte, i ragazzi delle scuole, le maestre, le professoresse, i ricercatori. Vengono e cosa trovano? Cosa vivono? Da dove partono per conoscere questa storia? Da quello che trovano, da quello che toccano, vero? Allora, se si fa, come dicevi tu prima, e si è fatto quelle tavolette che ci sono in giro per Mestre, sulla Mestre archeologica, a parte che sono molto piccole e molto poco leggibili, ma se uno non le mette all'interno di un contesto, questo è un discorso grosso, se uno le mette all'interno di un contesto o di un luogo che riesce a essere un po' il dizionario che le fa capire, uno non le capisce, non c'è niente da fare. Io ho provato a capirle anch'io, modestamente un po' di cultura ce l'ho, ma molte cose non sono riuscito a capirle, erano dei disegni per me indecifrabili. Allora bisogna partire veramente da quello che si può capire, da quello che si deve capire, da quello che non so come dire, da quello che la gente anche, che chi viene in archivio ha voglia, a chi viene e vuole trovare. Ecco, da questo si deve partire. E questo è uno sforzo molto grosso, sapete. Che una delle mie più grandi delusioni è stata quando alla Celeste sono venuti a rubare, non so se ti ricordi, no? Sono venuti a rubare. Quando sono venuti a rubare, ho fatto via in tema bassa una serie di disegni che erano appena venuti indietro da una mostra, poi per cui si faceva per essere, insomma, erano ancora incasellati dentro le cornici.
Nessuno si è posto il problema, fra l'altra parte, che al piano di sopra abitava uno della Mara del Brenta, tutto lo sapevano, perché la polizia veniva ogni giorno a vedere se c'era, se non c'era, eccetera. Nessuno si è posto quel problema. Hanno incriminato a me il giorno dopo, no? E la sovrintendente archivistica, la dottoressa Lanfranchi, donna di una squisita intelligenza e di una squisita sensibilità, quando è venuta a vedere per prendere atto di ciò che era sparito, ha detto: dottor Barizza, questo è un po' colpa sua, anche se lei non le ha portati via. Perché l'archivio è una cosa di un estremo valore e bisogna stare attenti a far vedere i gioielli a chi vuole rubare i gioielli. Capito? Cioè, voleva dire, fate meno mostre qui i disegni d'archivio, perché alla mostra non va solo la gente per vedere le carte di maestra, ma anche chi dopo sa dove andare a prendere le carte per portarle sui mercatini o sui mercati internazionali del giro delle opere d'arte da parte. Questo per dire un esempio, cioè ci sono delle cose delicatissime che noi possiamo fare. Io in archivio mi sono sempre dato da fare, e tu lo sai, quasi sempre da solo, purtroppo. Ecco, allora questa è la prima condizione che io chiedo sia per il museo che per l'archivio, mettendoli insieme, anche se sono due cose che non vanno proprio tanto assieme. Ma se c'è un impegno dell'amministrazione, se l'amministrazione si fa carico di questa cosa, se questa cultura ci fa mangiare, come dicevi tu prima, è vero? Ci devono essere degli investimenti su queste cose. Ci devono essere dei concorsi per della gente specializzata su queste cose. Non si può lasciare lì così. Capito? Non si può, non ha senso niente, non va avanti nulla. Faremo delle mostre che sono delle mostre ciatole, faremo delle cose che non hanno nessun senso, non andremo da nessuna parte praticamente. E allora questa è la prima cosa che io chiedo all'amministrazione, evidentemente non sta dando una risposta. Chiaro. No, però la metto là, insomma, no? Io ho passato 30 anni come direttore dell'archivio del comune, da Mario Ligo fino a Orsoni, li ho visti tutti, eccetera. Quel poco che ho potuto fare in archivio è perché io ero amico, Cesare Campa che qua lo sa, no, ero amico di qualche assessore di qualcosa e andavo a mendicare che mi dessero i soldi per fare l'impianto elettrico, eccetera. Allora non è possibile che un ente pubblico si riduca a queste cose, non è possibile, non si va avanti con la carità, non si va avanti andando a mendicare le cose che dovrebbero essere alla base della vita di una città. Tu hai citato prima tutta quella sfilza di musei, no? Noi stiamo ancora attendendo il nostro, torno a ripetere, forse è anche un bene che non sia quello di Daghetto, ma cerchiamo di farlo, cerchiamo di impostare qualcosa, cerchiamo di... No, è vero? Ecco, perché non possiamo restare, insomma, no? Così una città di quasi 200.000 abitanti che è qui dietro il Piove di Sacco, di Chioggia, di Eraclea, non so chi, dopo la lista fatela voi, vero? E tutto quanto. E perché non si fa? E qua veniamo, anche qua non sentite in colpa tu. No, assolutamente. Vi dico solo una cosa molto semplice, quello del direttore della cultura veneziana che prima ha citato il mio amico Tony, era lo stesso mio direttore. Quando io ho deciso, perché la Celeste era messa a posto, di venire a Mestre, sono andato dal solito assessore e amico a dirgli: ho bisogno di uno spazio a Mestre, se no l'archivio di Mestre va remengo. Le robe del Deghetto, avevano preso l'archivio di Mestre e l'avevano buttato una parte in un magazzino alla Romea, accanto a un supermercato, e una parte era stata sulla Torre Civica. Dopo nel 76, quando c'è stato il terremoto, dalla Torre Civica l'hanno portato in giro in qualche altra parte, eccetera, e nel trasporto da caso è andata persa una cassa. Dal lato archivistico per me è stato bene, perché non è andato perso nessun documento, è andato perso la cassa che conteneva medaglie, diplomi, cioè tutte le cose che potevano avere, no, ma è andata persa, non si sa bene. Se erano a caso in Italia, si così tanti mercatini, allora quando sono riuscito a fare in modo che l'ufficio tecnico mi attrezzasse uno spazio all'interno dell'ex macello dove oggi c'è l'università, no? E ho cominciato a far parlare cose dell'archivio, ho detto al mio capo, ho fatto le cose senza che lui sapesse, se no non servono neanche partite, ovviamente. Guarda, io da domani mattina vado a Mestre. E che voglio fare a Mestre? Che vado a fare? Sono riuscito a farmi dare un posto dall'assessore e vado a mettere in posto l'archivio di Mestre. L'archivio di Mestre? Ma cosa vai a fare a Mestre? Ma non ti rendi conto che sei a Venezia e vai a Mestre? Avete capito? Di Venezia. Avete capito? Cioè, c'è niente da fare qua.
Adesso io la butto là così, anche perché tra poco ci può darsi che ci sia il quinto referendum per la separazione. Però se ci fosse un assessore della cultura a Mestre, o perlomeno che si interessasse di Mestre, forse avremmo un referente, un qualcuno andare a dire ma scusa, momento muovi, ti fai qualcosa, guarda che no, poi tira fuori qualche soldino, interessa, ti fai. Non puoi fare questo discorso qua, capisci? E quando si è cominciato a parlare del museo di Mestre le prime volte, io me lo ricordo benissimo perché l'ha detto a me, no, il professore Manai ha detto, sai, si stava dando al museo di Mestre, siccome abbiamo qua un mucchio di quadri in magazzino che non sapevamo cosa fare, potessimo fare a Mestre un bel museo con i quadri dell'Ottocento che avevamo qua, che magari mettevo un po' insieme anche e divisa di quelli che ha fatto a Sortita, no, e robe, eccetera, a Mestre facciamo un museo dell'Ottocento, capito? Non si va fuori da queste cose. Se restiamo qua, non si va fuori da queste cose. Non c'è niente da fare. Non può fare un assessore della cultura per Mestre. E non è facile, anche perché sono cultura del portafoglio. Ho detto prima la vita Spinello. No, ma Spinello. Sì, va bene. Ma non lascia perdere, ma il senso del discorso credo si capisca benissimo. Il senso del discorso si capisce benissimo. Ultima osservazione, cos'è che ho fatto? Ho fatto quello in archivio, quello che io pensavo e penso che si dovrebbe fare per creare un museo a Mestre, e cioè prendendo lo spunto da quello che diceva prima la dottoressa Spiazzi, da un certo idea di museo che gira in Francia e che ha portato bellissimi risultati, noi avevamo pensato, facciamo un museo prima coinvolgendo le associazioni, cercando di trovare che ognuno apporti la sua piccola pietra a questa costruzione, cerchiamo di fare un museo nei luoghi dove Mestre ha vissuto, per cui facciamo, prendiamo un capannone abbandonato a Marghera e facciamo un museo dell'industria, prendiamo, non so, una casa degli anni 50, l'avevamo trovata, l'avevamo trovata ed era venuto anche l'assessore Marino Cortese, Giunta Cacciari, no, a vederla quella casa, e noi avevamo già le cose per arredare qui la casa come negli anni 50, per fare in modo di portare le scuole e vedere come era cambiato il modo di vita della città tra gli anni 50 e adesso, che vedevano un focolare che non c'è più, che vedevano i letti che non ci sono più, e avanti con tutte queste cose, i quadri li abbiamo ancora, le cose sono ancora depositate a Favaro nella scuola Milano, Lorenzo Milano, eccetera. Allora, o si fa così, cioè pian pianino, anche tu Grigoletto qui forti lo sai, pian pianino si comincia a fare qualcosa, però non possiamo fare tutto con i volontari, ma non possiamo, non è possibile, e ci deve essere un forte aiuto dall'amministrazione che in qualche maniera si fa carico di questa cosa e dice questa città è giusto che abbia un museo, su quale museo? Torno a ripetere dopo, e su come costruirlo possiamo ancora discutere, noi abbiamo fatto dei tentativi, no? Si può sempre pensare. Un'ultimissima cosa, ho sentito con molta gioia, Asta, io non ti conoscevo, ti ho conosciuto qua, ti faccio i complimenti per quello che hai detto, che parlavate della tutela del paesaggio. Guarda che a Mestre c'è molto bisogno di tutela del paesaggio, io sto sempre aspettando che la sovrintendenza si muova un pochino da Piazzale Sicilia, attualmente Piazzale Donatori di Sangue, o qualche altra parte, no? Perché per esempio tu parlavi anche delle mura prima, eccetera. Non c'è nessun problema, non bisogna fare espropri particolari. Il torrione d'angolo delle mura che c'è di fronte all'ingresso della casa di riposo, che è un torrione d'angolo, l'unico torrione d'angolo che è rimasto in piedi, è all'interno di una realtà, possiamo chiamarla, che è comunale, dell'autorimessa comunale. Siccome sappiamo tutti che Renzi ha abolito le auto blu, per cui non c'è più bisogno dell'autorimessa, allora per piacere recuperate quello spazio e si mettete a fare tre pareti. E la gente quando passa davanti si mette tre pareti, che non vuole fare niente, basta mettere tre pareti. No. Si può anche non abolire l'autorimessa. Sì, sì, va bene, basta lasciare lo spazio. Potrebbe essere. Sì, ma era una battuta, non tanto perché se no. Ecco, per cui alcune cose si possono fare, vi ringrazio dell'attenzione, che voi dopo sapete che è. Grazie, Sergio Valizza ha, come dire, con la passione che lo contraddistingue, ha focalizzato il tema di cui adesso va a parlare Gian Paolo Rallo, che tra l'altro è stato
uno degli organizzatori di questo appuntamento e che appunto metterà sul piatto una, viene scritto nel manifesto, una serie di ipotesi logistiche, ovvero la ex scuola d'arte di Genio Napoleone Ticozzi già sede del museo Archivio Urbano del Veneto. Quindi Giampaolo, spiegaci perché secondo voi questa è una buona opzione. Grazie. Riprendo un attimo il discorso fatto dal nostro past coordinatore Serena, e cioè che abbiamo parecchi materiali depositati di interesse storico, di interesse anche archeologico e comunque di interesse culturale che andrebbero in qualche modo valorizzati. Sono tante le amministrazioni che sono passate, non è questa quella che noi chiamiamo in causa come gli accusa, ma le precedenti, che hanno sempre proposto, sempre dato promesse, sempre fatto intenti sulle deliberazioni, ma mai dato atto poi reale ai fatti. La scuola Napoleone Ticozzi è una scuola da pochi mesi chiusa, nel senso che hanno spostato il presso che c'era, le classi che c'erano. È la prima scuola, diciamo, post-elementare creata a Mestre nel 1911 come progetto. È una scuola che è partita come scuola di disegno, arte e disegno, per chi voleva poi affrontare la carriera nell'ambito industriale che stava nascendo, da Canassasio poi a Marghera, e che negli anni 60 è stata poi chiusa perché ha trovato altre soluzioni nell'ambito appunto della preparazione con i bacinotti e quant'altro, e quindi è diventata scuola elementare, che anch'io ho frequentato in quegli anni. Quella scuola dagli anni 5, quella scuola ha avuto intanto due direttori. Il primo direttore era Francesco Urbani De Greto, e il secondo direttore dal 35 in poi, Giuseppe Urbani De Greto. Negli anni 50, nel 50 proprio, Urbani De Greto, Giuseppe, ha cominciato a raccogliere un po' di materiali, documentazione e quant'altro, che poi Stevanato ha spiegato anche un po' di sintesi, qual era lo status e che fine ha fatto in parte. E questo materiale è rimasto in quella scuola fino ai primi degli anni 70, quando poi è stata divisa in cinque sedi diverse del comune di Mestre, di Venezia a Mestre, in parte dispersa perché appunto in due sedi non c'era neanche la serratura. Ora avevano in vetta e quindi sono entrati asportando qualcosa di così, di potenziale interesse estetico per qualcuno. Questa scuola, secondo noi, abbiamo valutato un attimo la situazione nell'ambito dei club service, è una scuola che nel piano terra è a norma anche per poter ospitare eventuali materiali, anche in mostre temporanee, oggetti che a rotazione possono essere utilizzati, ha uno scoperto asfaltato e in sicurezza che può ospitare materiali lapidei di una certa importanza e non asportabili a mano, per cui in sicurezza anche sulla giacitura, e il primo piano non è a norma nel senso che non può essere utilizzato per utilizzo pubblico perché ha una scala ma non ha ascensore, però può diventare la sede di un centro di documentazione della terraferma di Venezia, per cui secondo noi questo tipo di edificio è votato così dal punto di vista nostro per poter ospitare questi materiali e quant'altro. Ecco perché abbiamo fatto una serata qui in tavola rotonda chiamando anche altre realtà, non solamente quelle che riguardano noi, ma anche la sovrintendenza da un lato, chi si occupa di archivi privati o pubblici dall'altro, che può portare, che può dare un apporto anche in un centro di documentazione serio sulla terraferma veneziana. Ecco, noi siamo a disposizione anche come club serve, abbiamo già ragionato a livello di club,
Rotary Club della disponibilità, possibilità di dare una mano a questo tipo di idea, di affiancarci anche con eventuale personale, in questo caso volontario tra virgolette, e anche per reperire eventuali contribuzioni, anche eventualmente accedendo a finanziamenti pubblici tipo Comunità Europea nel settore culturale, che ha parecchi programmi di finanziamento proprio specifici su questo settore. Questa iniziativa potrebbe essere messa anche in rete, in quel discorso di rete museale che il dottor Asta accennava prima, anche perché poi alcuni di questi centri che lui citava, quello di Olaverto non c'è più, perché l'UEF ha deciso di non interessarsi della cultura lagunare e di terraferma. Esiste comunque per il comune di Campagna Nubia un'altra realtà, proprio a Lova, una ex scuola, tipo Tanti Cozzi, in cui ci sono parecchi materiali conservati che avete visto in parte anche scorrere in questa serie di diapositive, e che sono anche materiali di terraferma utilizzabili eventualmente qui nell'ambito cittadino. Ecco, io per adesso mi taccio, lascio la parola anche a chi è venuto ad ascoltarci e ad avere la pazienza di ascoltarci. E basta direi per adesso. Poi... grazie Giampaolo. Io sinceramente, prima di andare all'intervento del pubblico, se mi consentite, proprio per non interrompere questo filone che c'è stato, abbiamo degli interventi che sono stati molto concreti, diversi ma concreti, e che sono andati a delineare una situazione ben precisa. Mestre ha bisogno di questo museo, questo, nel contesto di una rete che però c'è, magari può essere a volte sfarinata, ma c'è, come motore di cultura, e perché proprio vuole anche un riconoscimento della propria storia, come diceva Barizza. E quindi chiederei all'assessore Marco, alla dottoressa Marco, che gentilmente è qui questa sera, delle parole d'ordine della vostra campagna elettorale, della vostra giunta, è che potremmo fare. E io rilancio a lei questa domanda, per questo benedetto museo di cui parliamo appunto da tanti anni, la potremmo fare o anche stavolta faremo delle grandi occasioni da gole e poi non la metteremo mai in porta? Buonasera a tutti, innanzitutto scusatemi il ritardo, ma oggi è stata una giornata un po' intensa. Chiaramente da storica non devo e non posso e non voglio nemmeno far venire meno il sostegno a tutto ciò che può fare in modo di ritrovare le proprie radici e trovare anche ciò che è assolutamente importante. Sergio Barizza lo sa, io ho fatto anni in archivio, quindi il toccare la carta, sentire il suo profumo, sentire sfarinare l'inchiostro è una cosa che per me è di fondamentale importanza, come essendomi laureata in storia negli anni 80 ho la coscienza e la conoscenza di quella che è, diciamo, fra virgolette, e non vogliatemene, la microstoria, cioè non solo la storia dei potenti, non solo la storia delle guerre, non solo la storia dei grandi trattati e delle battaglie, ma anche quella che è la storia delle città, del loro divenire, del loro svilupparsi, avendo anche fatto da questo punto di vista una tesi di cartografia storica, quindi per me la storia del territorio, la storia urbana sono state, Marizza me lo testimonia, il mio impegno per una decina d'anni. Chiaramente ero anche alla scuola Santa Maria di Battuti quando è stato presentato l'archivio disvelato e ritrovato,
e conosco l'importanza delle carte e l'importanza della testimonianza anche per le generazioni future. Io, se devo dirvi la mia posizione da storica, ed è una posizione che peraltro quella sera mi è stata anche rafforzata, io vedo sempre questo intimo legame fra la città di Mestre e la città di Venezia, perché c'è stato un intervento estremamente interessante di una signora di cui mi scuso, non mi ricordo il nome. Prego? Segre, esattamente. Scusatemi. Esatto. Beh, infatti non... Io, se non erro, ho fatto un bel esame con lui. Esattamente, anzi devo dire che ho preso 30 lode e mi ha chiesto anche, che è stata una cosa stranissima, lo ricordo ancora con molta passione, alla fine dell'esame mi ha detto, signorina, secondo lei com'è andato il mio corso? Un corso sull'ancien regime, affrontava la Francia e l'Austria. E io con molta onestà intellettuale gli ho detto, guardi professore, la Francia l'ha fatta benissimo, sull'Austria abbiamo tirato via, mi ha detto lei ha proprio ragione, l'ha seguito bene. Ed è stato estremamente interessante vedere come, ad esempio, gli ebrei erano residenti e la prima comunità ebraica fosse qui molto importante, fosse qui a Mestre. Io questo non lo sapevo, quindi mi sono veramente arricchita. Prego? Arricchita quel giorno, no? E questo, a tornare a casa con una cosa in più, per chi è curioso nella vita, è una cosa di fondamentale importanza. Adesso ho apprezzato l'onestà intellettuale di Sergio Barizza, che conosco da 30 anni, sì, direi di sì, ecco. E è chiaro che l'idea del museo a Mestre, a me personalmente, e credo anche a questa amministrazione, suona bene, sicuramente. Io vi inviterei a non innamorarvi del luogo, perché secondo me io sono della teoria che se c'è una cosa da fare non è, io penso sia giusto farla piuttosto che innamorarsi del luogo, perché ricordo che, se non erro, appena insediata qualcuno mi è venuto a parlare della De Amicis, se non ricordo male, quindi per dire, mi pare che questo luogo varia, si amplia, e poi sentivo parlare anche di museo diffuso. Voi sapete che, e credo proprio, ho sentito, e di questo vi ringrazio, perché credo che sia corretto dire che se dobbiamo prendere atto della storia, io tengo qui a dire a me l'idea piace, non vengo qui a fare promesse che mi pare siano state disattese negli anni precedenti, ma non è per incolpare gli altri e sgravare me, è semplicemente per dire che spesso e volentieri tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare. Io vi dico, mi dispiace che venga detto che non ci sia un assessore alla cultura a Mestre. Io credo che per questa città questa amministrazione si stia muovendo a livello di sicurezza, si stia muovendo a livello di eventi. Ovviamente voi mi domandate che si muova a livello di cultura. Io vi ho detto, l'idea ci piace e adesso bisogna anche vedere come impostare questa idea, perché come sapete bene, purtroppo, e io l'ho visto nell'esercizio del mio mandato, 2 anni e mezzo, la parola magica, quella che fa, come si dice, sciogliere spesso la neve al sole è il business plan, perché voi sapete benissimo che la gestione di un museo non è una gestione facile. Recepisco in questo momento anche della disponibilità anche della gestione, credo che di questa cosa sia giusto parlare, affrontarla anche a viso aperto, nel senso, per sapere, perché sapete, quando si fa una cosa e dopo non la si tiene aperta, è come riordinare un archivio e non riuscire a tenerlo aperto. Allora, io da figlia di architetto sono una persona estremamente concreta, penso che mi conoscano anche come persona concreta. Di questa idea bisogna mettersi a tavolino e ragionare per vedere quali sono gli impegni delle associazioni che io rispetto e credo che sia, ed è questa la cosa che mi ha molto sorpreso in
questi due anni e mezzo di mandato, devo dirlo con sincerità, la capacità e la voglia dei cittadini di dedicare del tempo alla propria città, alla propria frazione, alla propria realtà, che si voglia a titolo gratuito. E questa è una cosa estremamente importante che non avevo vissuto nel mio lavoro, perché il mio lavoro era di tipo diverso e non la conoscevo. Quindi questa sussidiarietà orizzontale è una cosa che mi ha sempre molto colpito. Allora, nelle more della sussidiarietà orizzontale, nelle more della capacità di gestire un business plan, perché c'è anche un problema di gestione e non solo di investimenti, credo che di questa idea si possa cominciare a ragionare. Grazie. Grazie Assessore, anche perché appunto abbiamo una realtà che si è messa a disposizione nella realtà importante come quella di Club Service, che insomma ha annunciato una disponibilità operativa, ma insomma anche di ricerca di finanziamenti, che sappiamo di questi tempi quanto è importante per la parte nostra, per la parte che deve essere quella di un giornale come il Gazzettino, che è sul territorio. Cioè noi prendiamo atto della sua disponibilità e cercheremo di monitorare questo vostro, diciamo, confronto per arrivare un giorno a una sintesi sperabilmente positiva, ma se dovesse essere negativa, nel senso, sarà spiegato perché dovrà essere negativa. Credo che questa sia la democrazia. Ecco, no? Un archivio. Noi cerchiamo spesso e volentieri, ma un risultato importante è anche il risultato negativo, nel senso che io dico è bello cercare per trovare, ma spesso e volentieri anche il risultato negativo permette a quelli che vengono successivamente di non consultare quell'archivio. Ma insomma, speriamo di essere positivi. No, io non lo dico. Parliamo di un'ipotesi negativa, speriamo. No, assolutamente. Se siamo positivo, ecco, noi come giornale staremo sotto a questo tema, perché siamo molto interessati e sappiamo quanto la città ci tiene. Se c'è qualche intervento, qualche domanda, cerchiamo di essere sintetici e di fare veramente delle domande e magari meno considerazioni. Prego, vedo l'avvocato Ticozzi che vuole intervenire, poi c'è un'altra mano alzata lì. No, posso parlare anche da qui, perché io riesco a parlare anche a voce abbastanza alta, che tutti mi spiegano. Ha una voce sonante. Per dire innanzitutto una cosa semplice, che se che possiamo fare, può dirlo uno solo, che è il sindaco. Tutto il resto è da vedere. Però credo che, parlando di storia, tutti quanti abbiamo una storia familiare, un nonno, un papà, e poi abbiamo anche i figli, i nipoti, e anche le città hanno una storia. E la loro storia parte dal passato e va verso il futuro. Mestre è un po' diversa, perché la Mestre che noi conosciamo è una Mestre che nasce con la rivoluzione industriale, con scarsi legami col passato. Ed è come quei tali che non hanno i genitori e cercano di trovare la mamma, come si dice, no? Ecco, e anche noi cerchiamo nel nostro passato qualcosa di diverso da un semplice. Non è come tutte le altre città che hanno un museo storico che fa parte della loro storia. Noi cerchiamo qualcosa di sentimentale, qualcosa che va oltre la semplice conoscenza dei fatti. E per questo il museo storico per me è importante. Quando io 50 anni fa circa mi sono cominciato a interessare di queste questioni col Centro Studi Storici, allora Mani De Gretto ancora era attivo e si muoveva, ecco, e abbiamo portato avanti questa iniziativa, l'abbiamo sempre cercato con tutte le amministrazioni che ci sono succedute in 50 anni, che questa idea venisse alla realizzazione. Come sapete, questo non è avvenuto, ecco, io spero, visto che un po' di anni ne ho tanti, prima di morire di vederla realizzata. Prego. Ecco, io sono Stefano Sorteni, mi sono occupato, ecco, parlerò solo di una cosa, insomma, perché sono tante cose da dire. Anche perché mi sono occupato, ecco, di Urbani De Geltoff da ormai 20 anni, ecco, quindi insomma qualcosa ne so, ecco. Stefano, sinteticamente mi raccomando. Sì, appunto, ecco. Perché l'idea di Urbani De Geltoff nasce negli anni 50? Perché negli anni 50 Mestre sta praticamente per essere travolta dall'onda di una grande edificazione, insomma,
Quindi lui in questo momento, in quel momento, sente il bisogno di fermare, di dare un tempo a questa cosa, insomma, no? Di riflettere e di pensare. Io questo lo recupererei, ecco. Non sono come Sergio, ecco, che dico che forse è una fortuna che Urbani da Greco non ha fatto il museo, anzi, secondo me forse quello era il momento giusto per farlo, il museo. Anche se poi, perché? Perché quel museo nasceva dal basso. Abbiamo visto la lista di quelle persone che hanno donato queste cose. Cosa voleva dire? Al di là del valore di quelle cose, in realtà quel museo era sentito e voluto non solo dall'amministrazione ma dalla gente. Questo è il valore che va recuperato. Poi chiaramente l'amministrazione ha seguito finché ha potuto, poi chiaramente le strade si sono divise e Urbani da Gaeto si è trovato solo nel suo sogno, insomma. Però finché le strade sono state unite, allora la cosa ha funzionato, ecco. Però la cosa nasceva dal basso. La cosa nasceva dal basso e ora non è chiaramente riproponibile in quelle modalità, perché chiaramente Urbani da Gaeto era un buon dilettante, un educatore, e questo era importante, quindi sapeva come trasmettere la conoscenza. Infatti gran parte appunto sono calchi di cose che ci sono, però non sono calchi di cose che non ci sono più. Ma insomma, io l'ho visto, anch'io l'ho visto più di una volta, insomma, ecco, alcune cose sono andate, però appunto questi sono i valori che secondo me vanno un po' recuperati in questa cosa, insomma. Poi chiaramente se c'è un qualcosa che nasce dal basso, anche l'amministrazione chiaramente non può non seguire, insomma. Questa è un po' la mia cosa. Grazie, lei in realtà forse in passato, anche se le cose sono nate dal basso, poi in realtà non abbiano avuto un grande successo. Roberto Scranato, poi signori qui davanti. Ringrazio i relatori per essere venuti e per aver affrontato soprattutto le sovrintendenze, perché con gli amici Barizza e Zoccoletto parliamo praticamente tutti i giorni di queste cose, quindi ecco, e ringrazio anche l'assessore. Volevo precisare qualcosa, visto che il dottor Asta a un certo punto mi ha indirettamente citato. Il caso di Urbani da Gaeto che ho portato era chiaramente il caso eclatante di come vengono trattati i materiali e come viene trattata la memoria storica di Mestre. Siamo ben consapevoli che esistono altri materiali, forse anche più preziosi, chiuse nelle cassaforti delle soprintendenze. Però non vorremmo che succedesse così come ha detto Sergio Barizza. Per carità, non pubblicizziamo la cosa perché altrimenti la portano via. Noi vorremmo sapere, e qualche richiesta l'abbiamo fatta in questo senso, ma le formalizzeremo, esattamente quali sono e quanti sono i materiali che sono dislocati in giro nelle sovrintendenze, a partire dal Museo Archeologico di Venezia, per andare a finire la sovrintendenza di Padova, Altino e forse chissà in quale altre parti. Quindi prendo in parola il dottor Asta e formalizzeremo questa richiesta come centro studi storici, e in questa prima parte ringrazio l'Interclub che ci ha lasciato questo spazio di intervento all'inizio. Un'ultima cosa volevo dire: si è parlato dell'M9 e del fatto che nell'M9 forse sarebbe opportuno che si potesse trovare uno spazio, bla 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 bla. Le battaglie che abbiamo fatto con l'M9 in questo senso sono infinite, ma con l'M9 c'è un muro, dicono no, punto. In ogni caso, siccome noi a tutte le attività che in qualche modo fanno cultura della città apriamo le porte, anche se magari possiamo non essere d'accordo su come vengono condotte, abbiamo sempre dato l'appoggio all'M9 e addirittura il 14 di dicembre presso la sala dall'altra parte della strada, la Santa Maria delle Grazie, alle 17:30 abbiamo i vertici della Fondazione di Venezia. Mi ha assicurato la presenza Brunello, il dottor Brunello e il professor Guerzoni, grazie, che saranno presenti, perché ci parleranno non solo dello stato di avanzamento dei lavori da M9 ma anche dei contenuti. Allora qui amplio l'invito a tutti, ma amplio l'invito anche ai funzionari delle soprintendenze,
se vogliono essere presenti, ci diamo una mano e facciamo un ragionamento tutti assieme. Il 14 prossimo dicembre alla Santa Maria delle Grazie 17:30. Grazie. È il primo intervento che i dirigenti fanno in pubblico. Magari facciamo rispondere in diretta il dottor Asta, che così può dare, visto che insomma l'hai tirato in causa, quindi mi sembra corretto. Ma mi dispiace che sia stata vista come una polemica che non c'era da parte mia, forse no. È una precisazione. Sì, sì, no. Allora, alcune cose. Parto dalla fine, M9. Allora, noi abbiamo un incontro con vertici, diciamo così, di Polimnia, quantomeno di Polimnia, Fondazione di Venezia, per cercare di dare un senso anche a quanto è stato fatto dalla Soprintendenza allora solo archeologica lì a Santa Maria delle Grazie. Quindi questo incontro era calendarizzato il 5 dicembre, ma è saltato ed è stato riprogrammato il 21. Quindi a livello ufficiale noi saremo coinvolti il 21. Spero con dei regali di Natale anche per noi, e quindi in un certo senso io ringrazio per l'invito il 14, ma rimango su quell'incontro già programmato, che spero possa portare a una decisione positiva per tutti. Per quanto riguarda la questione di quanti materiali ci sono, mestre, terraferma, eccetera, eccetera, magari nelle cassaforti. Ahimè, una ne abbiamo di cassaforte a Padova, nella sede della ex Soprintendenza Archeologica del Veneto, e lì c'è qualche moneta, chiaramente proveniente dal territorio. Per il resto noi abbiamo veramente numerosissime cassette di materiale proveniente dagli scavi archeologici fatti dalla metà degli anni Ottanta, che sono quasi tutte nel magazzino ufficiale della Soprintendenza a Lazzaretto Nuovo, in Laguna. Una parte di questi materiali invece è a Padova, e una minima parte è a Rione Bertini, come già sapete voi. E di fatto la prevalenza dei materiali è di tipo ceramico, sostanzialmente ceramico. Il presidio permanente che citavo prima ha già fatto la richiesta che lei ricordava prima, a cui abbiamo risposto dicendo sì, noi vi possiamo anche dare l'elenco di tutte le cassette. Il dettaglio dei materiali interno è impossibile darlo, a meno che non si inizi lo studio di ognuno di questi. Quindi in un certo senso noi siamo ben disponibili, il presidio a suo tempo si era dimostrato anche, diciamo, favorevole a un'ipotesi di aiuto per una catalogazione, quantomeno di una serie di materiali, però noi abbiamo detto che siamo qui, ma di fatto poi non abbiamo più seguito, nel senso che non abbiamo avuto più richieste di collaborazione, di sponsorizzazione in quel senso. Quindi di cassette ce ne sono tantissime, i materiali sono tantissimi, sono eterogenei, perché vanno appunto prevalentemente pochi, ma ci sono di età romana fino all'Ottocento, e sono di vario tipo: ceramica, reperti ossei, perché sia in Piazza Ferretto questo hanno restituito, e poi tantissimo materiale anche faunistico, per cui in un certo senso c'è l'esigenza di sistematizzare sicuramente questo patrimonio diffuso in vista di qualsiasi progetto, diciamo, di luogo della cultura, ecco, che non chiamo museo perché sennò si scatena il putiferio. E quindi in un certo senso noi ci siamo, e sappiamo che quando si tratterà di mettere giù un progetto condiviso in vista poi del business plan, master plan che più si voglia, noi dobbiamo esserci, perché per forza di cose la parte degli scavi archeologici deve esserci. E quindi certo, la responsabilità di aver pubblicato pochissimo c'è, ma d'altronde non siamo solo noi in questa situazione. Quindi mi rammarico di non aver scritto altre pagine importanti della storia di Mestre, cioè, ma non è che non ci sia niente. Assolutamente nessuno tiene, quantomeno parlo per me stesso, nessuno tiene delle segrete chiuse a chiave materiale. Grazie. Prego, sempre in sintesi, grazie. Buonasera, io rappresento una piccola realtà
voce di un'associazione che lavora qui a Mestre da un anno e mezzo circa. Abbiamo fatto parecchie iniziative culturali, soprattutto nella provvederia, e abbiamo riscontrato che veramente i cittadini di Mestre hanno veramente bisogno e sono veramente affamati di cultura, sotto tutti gli aspetti. Io nel mio piccolo, ancora 30 anni fa, ero responsabile di un'associazione che si chiamava Gruppo Mineralogico Paleontologico Mestrino. Abbiamo avuto appunto la delega della sovrintendenza, abbiamo recuperato due reperti di idee di una certa importanza e abbiamo portato avanti appunto il sogno di Urbani del Ghetto. I due reperti erano un tronco fossile autoctono che è stato trovato in Piazzale Candiani ancora quando stavano facendo appunto le fondamenta, e un resto scheletrico che il buon Michelin, come ha citato il dottor Asta, ci ha dato le dritte per poterlo trovare. Noi nel nostro piccolo abbiamo trovato un antropologo di Padova, nella figura del professor Alciati, e un paleobotanico per quanto riguarda appunto il tronco fossile, il dottor Paganelli, che con il loro budget universitario hanno fatto il carbonio 14. E sappiamo che risalgono a 2500 anni prima di Cristo, se non mi sbaglio, del bronzo più o meno. Ecco, questi due reperti noi li abbiamo anche consolidati, la ditta Formica, una ditta specializzata nel restauro appunto di reperti di questo genere, e sarebbero anche, diciamo, a posto, sono nel magazzino del quartier Pertini, che io come professione, siccome ero ufficiale dei Vigili del Fuoco, siamo intervenuti perché quando c'è stata l'alluvione parecchi anni fa, quel posto era completamente allagato. Cioè, io nel mio lavoro ci mettevo, sì, certamente la testa, ma soprattutto l'azione. Qui bisogna veramente concretizzare quello che abbiamo in casa nostra. Grazie. E questi due reperti dovrebbero essere messi a disposizione, potrebbero essere veramente la chicca, il valore aggiunto che potrebbe dare innesco a una serie di iniziative. Grazie. Prego. C'è un altro intervento? Prego. Assolutamente non intendo fare una relazione, sarò schematicissimo. Mi chiamo Andrea Rigoletto, sono consigliere nazionale italiano dell'Istituto Italiano dei Castelli, vivo a Sera, e mi sono battuto con successo per l'acquisizione di tutti i forti del campo trincerato di Mestre negli anni 2000 al patrimonio comunale, non tutti in effetti, alcuni mancano ancora all'appello. E volevo dire una cosa sull'unico museo di Mestre che attualmente è in progetto, che è l'N9. E tutti mi dicono che sono irruento, quindi farò una citazione cinematografica. Cito Fantozzi e dico che il museo N9 è una cagata pazzesca. E poi motivo. Perché ritengo che... qui stasera però staremo parlando non dell'N9, ma del museo di Mestre. Beh, è l'unico presente. Siccome rischiamo di tirare via anche tempo, magari, che parlano di essere del museo, il concetto l'ha espresso in maniera sicuramente forte ed evidente. Posso proseguire? Se è un intervento sintetico, sì. Velocissimo, perché secondo me, e poi vedrà che vengo a bomba, festeggiare quello che è stato compiuto dagli anni 20 e 30, cioè quello che io ritengo un vero e proprio crimine ambientale, cioè realizzare in laguna, che ricorda una profondità media di 150 cm, un porto commerciale, industriale e adesso passeggeri, è qualcosa che non va festeggiato. Va, secondo me, riconvertito l'N9, che visto che, scusate signore, perché se qualcuno parla non sono concentrato. Volevo solo dirle che il porto è stato realizzato nel 1874, sì. Avendo fatto la ricerca storica sul porto, leggendo certo. La data di inizio di scavi e del ma lo sviluppo è stato fatto negli anni 20 e 30, con l'idrogeno, con tutto l'aspetto legato all'approvvigionamento energetico ideato da Volpi. Comunque, lasciamo perdere. La cosa che voglio dire è questo, che l'apparato multimediale che tutti professano dell'M9 poteva essere impiegato per una ricostruzione multimediale di tutto l'incastellamento tardo medievale di Mestre, della città antica, della città appunto del borgo fortificato, affiancato ad interventi di rigenerazione urbana che sono consentiti dalla normativa esistente, che potrebbe essere impiegate dal Comune di Venezia per riportare alla luce le mura di Mestre invece che realizzare supermercati al Lido.
Aggiungo questo, che un museo di Mestre potrebbe avere una rete diffusa con i forti del campo di gelato, con un uso ovviamente ponderato e non con usi assolutamente improbabili come vengono proposti. Faccio riferimento a Forte Pepe a Canovella, dove una società ha presentato al nostro sindaco l'idea di realizzare al Forte Pepe una pista da motocross, dove lì c'è una villa del secondo secolo pompeiana censita. Spero che il nostro sindaco non usi il parametro che usa di solito per valutare questi progetti, lo sport dei giovani in primis, se noi siamo tutti spacciati. Ci stiamo veramente allontanando. E Forte cose, rispetto al territorio, lei sta parlando di tutt'altre cose. E il Forte no, mi fa parlare di Forte cose, visto che sul giornale dedica solo per dire le mie idee, vorrei perlomeno dire qui. Ecco, riteniamo assolutamente incompatibile l'attività di protezione civile o in subordine l'attività di calcetto della casta di dipendenti della regione su Forte, che deve essere per tutti. Grazie. L'ultima domanda. Buonasera, sono l'architetto Rizzardi, facevo parte del presidio permanente e volevo chiedere al dottor Asta, ci aveva risposto alla lettera molto gentilmente che avevamo inviato attraverso la municipalità di Carpenedo, e ci citava appunto questi reperti notevoli, che c'è una catalogazione dei reperti notevoli. È possibile, come ha chiesto il professor Stevanato, avere questo elenco almeno dei reperti notevoli? Allora, forse io non mi sono spiegato e ci sono anche delle riserve. Allora, quando il presidio permanente ha chiesto alla sovrintendenza quali fossero i reperti notevoli provenienti Mestre, la sovrintendenza ha risposto: certo, ci sono una serie di reperti notevoli, ma in realtà noi non giudichiamo i reperti notevoli se non all'interno del loro contesto, perché questo noi facciamo. Quindi per noi i contesti sono contesti di scavo che contemplano lo studio e la catalogazione eventuale, ovviamente non di tutti i frammenti che vengono messi dentro le casse, ma di buona parte. Questo studio non è stato fatto se non per una minima porzione dei materiali provenienti dagli scavi archeologici. Sto parlando onestamente di Piazza Ferretto, di una parte di Santa Maria delle Grazie, di quello che ho visto io, e di altri pochi scavi. Quindi, dare un elenco di reperti notevoli significherebbe per me, a livello amministrativo, darvi o darle un elenco assolutamente insignificante. Le do l'elenco dei numeri di IG, di inventario generale, con un nome di una tipologia, le dimensioni e il valore, diciamo ancora peraltro forse quasi tutti in lire, il valore inventariale di questi materiali. Mi dica lei a che cosa serve? Non serve assolutamente nulla. Io glielo posso anche fornire, faccio una ricerca, Mestre, e vedo che cosa viene fuori. Fermo restando che non è detto che siamo stati inseriti come Mestre, ma probabilmente anche come Venezia. Quindi il problema qual è? Il problema semmai è cercare di individuare i contesti. E ripeto, questa operazione io, o meglio l'ufficio, si mette a farla all'interno di un progetto, non con, tra virgolette, richieste estemporanee, ma non per criticare il tipo di richiesta che avete fatto, ma per spiegare che la risposta non poteva essere altro che questa. Cioè, noi ci mettiamo a disposizione, secondo quanto ci consente ci consentono le nostre pubbliche amministrazioni, ci mettiamo a disposizione ovviamente con determinati criteri. Questo criterio per noi è: bene, cosa si vuole fare? Vogliamo studiare questi materiali, vogliamo pubblicarli, vogliamo fare un volume, vogliamo fare un museo, vogliamo fare una conferenza, vogliamo solo fare una mostra? Benissimo, selezioniamo il contesto, di quel contesto poi selezioneremo ulteriormente il materiale da studiare, da pubblicare. Ma ripeto, fornire un elenco di materiali notevoli solo per dire ce ne sono 157 piuttosto che 38, francamente mi sembra un riduttivo anche per voi. Grazie. C'era Giampaolo Rallo che voleva fare un intervento. Giampaolo, scusa, per me. Sì, volevo chiedere appunto due cose. Primo, alla Presidente della Commissione Cultura,
se voleva dirci due parole. Cioè, vicepresidente. Piccolo ruolo. E poi ti lascio la parola. Sì. Poi aggiungo una cosa. Credo di fare il portavoce di Roberto e anche tu, del fatto di avere questi elenchi, questi inventari della sovrintendenza. In realtà noi abbiamo parecchi materiali recuperati nel territorio che riguardano il periodo romano, i Veneti antichi, ricordo anche i materiali del bronzo trovati a Campalto, oltre 150 reperti, di cui abbiamo varie uscite di stampa solamente del bronzo, su 32 capanne del bronzo medio trovate a Campalto, in zona Mondo Nuovo, e scavate dai gruppi archeologici del Veneto. Tutto questo materiale è conservato ad Altino, non al museo ma alla sovrintendenza. Ricordo anche molti materiali dei Veneti antichi recuperati e conservati al museo di Adria, quando ancora c'era Simone da Bonomi che faceva sovrintendente a Padova per l'archeologia. Per cui, ecco, molto spesso noi chiediamo di avere lumi su questo materiale solo per capire come si può utilizzare, valorizzare. Quando si va a parlare di pianificazione ambientale, per esempio, di piani provinciali o comunali, eccetera, ecco che questi materiali ci danno un'idea. Se la provincia e il comune di Venezia, allora, parlo 30 anni fa, quando abbiamo trovato quell'insediamento di capanne, non palafitte, ma capanne rotonde a Campalto, si fosse messa in sicurezza quell'area, non avremmo il cerchio che c'è sopra adesso, ma avremmo un'area archeologica importante per la storia di Venezia, per esempio, perché è il più esteso insediamento del bronzo trovato nei margini lagunari in terraferma. Ecco il motivo per cui qualcuno dice datemi l'elenco, ma capiamo anche la complessità della cosa, perché fare un elenco con normative dell'inventario diventa una roba che chi legge non capisce niente. Ecco, quindi anche do ragione anche a lui. Grazie. C'era prima Antonio, una cosa veloce della Ma velocissimo, guarda, velocissimo, velocissimo. L'assessore non era quando io parlai all'inizio. Ed era il 2005, quindi 12 anni fa, quando venne nel consiglio direttivo, uno dei primissimi poi consigli direttivi del comitato, venne allora Bettin, accompagnato non da Romanelli ma da un dirigente, mi pareva fosse Casarin. Non ci siamo innamorati di fare alla De Amicis, permetta, alla De Amicis il museo. Forse se ci fossimo innamorati avremmo potuto in qualche maniera battere il tasto in quel periodo, perché in quel periodo si poteva arrivare. Questo per dirle che è impossibile che noi non ci innamoriamo di una sede, perché se continuiamo a non innamorarci mai non lo faremo mai il museo. Grazie. E siccome poi quest'oggi si parlava di sede oltretutto. Io non volevo, cioè mi scuso di essere arrivata in ritardo, ma avevo altri impegni istituzionali, ma io le stavo dicendo proprio nella fattibilità della cosa, io non le stavo dicendo nella non fattibilità della cosa, la mia era assolutamente un'apertura propositiva, cioè dico che se magari non è quella sede ma si fa da un'altra parte non credo ci sia problemi. Io credo che l'importante sia, credo per voi, raggiungere il risultato. Siamo tutti d'accordo. Grazie. No, mi scuso di non essere arrivato prima, ma nel 2005 ha detto lo faremo la De Amicis. No, io non ho detto esattamente questo, ho detto che secondo me è stata fatta una proposta, io ho detto nell'ambito della proposta magari potrebbe essere da qualche altra parte, questo lo sto dicendo. Grazie. Questo dico. Buonasera a tutti, per chi non mi conoscesse sono Deborah Onisto, sono vicepresidente della Commissione Cultura. La serata secondo me è stata decisamente proficua e il tema del Museo di Mestre è un tema che va avanti da parecchio tempo. Mi sento semplicemente di innestarmi in questa discussione nel portarvi il ragionamento che ci hanno fatto anche i giovani universitari e i giovani mestrini che hanno un'identità anche loro. Credo che l'assessore Mar abbia avuto modo anche lei di raccogliere questo contributo ed è questo. I giovani ci dicono, ma
L'amministrazione ha intenzione di fare un percorso storico-culturale che poi finisce nella declinazione che può essere forse la più relativa al museo, oppure vuole fare un percorso culturale identitario? Perché se è questo, dicono noi altri, chiediamo di fare un percorso che è anche legato a quelli che sono l'M9, la riqualificazione della piazzetta Antoniolo, alcuni edifici della piazza Ferretto, un percorso che tra l'altro era già stato, come diceva il dottor Asta, per alcuni aspetti anche ideato e che è stato perso lungo la strada, il discorso che faceva prima. Per cui io dico, secondo me la cultura è anche, come si diceva, economia, ed è un ragionamento che va fatto assolutamente da questa amministrazione. Dico anche che Mestre ha tutti degli elementi che potrebbero essere messi insieme con un po' di sale, nel senso di dire grazie, ma intendendo dire che sì, probabilmente il museo raccoglierà tutte queste istanze portate avanti per anni da tutte le associazioni, dai club eccetera. Pensate anche a un percorso culturale identitario che è legato ad alcuni elementi che abbiamo in città che secondo me dovrebbero essere valorizzati. Tutto qui. Grazie. Grazie. Allora, io andrei a chiudere dicendo due o tre cose. Non ho apprezzato molto, vi dico la verità, l'applauso di critica chiaramente all'M9, perché io credo che comunque sia un'operazione culturale. Andiamo a vedere le carte, andiamo a vedere, io le ho viste, vediamo, vediamo come saranno realizzate. Abbiamo fatto due pagine sul gazzettino, forse lei non le ha viste. E quindi andiamo, prima di giudicare, cerchiamo di vedere cosa sarà, e credo potrebbe, e ad esempio un contributo come quello che dà il Centro Studi Storici, che appunto fa anche un incontro per presentare ai misterini cos'è questa operazione, credo sia solo un benvenuto, perché bisogna avere un'apertura mentale ogni tanto di accogliere e non sempre dire di no. Per quanto riguarda la serata di questa sera, io intanto credo sia una serata positiva, anche perché metti in relazione delle persone che poi potranno dire qualcosa di cooperativo. Ringrazio l'assessore Marco, che comunque ha dato un segnale di apertura. Certamente a questa amministrazione non si può rimproverare quello che si può rimproverare ad altri nel passato, di aver lasciato cadere delle dinamiche importanti che erano emerse, che poi appunto, come abbiamo detto, non si sono concretizzate. Speriamo veramente che questo messaggio che arriva dal basso e questa apertura che c'è stata, magari anche nel rispetto di quello che diceva Vergova Onisto, che condivido assolutamente, cioè che sia in un contesto, venga raccolto, che quindi da questa serata nasca qualcosa di positivo, perché quello che diceva Roberto Stevanato all'inizio, ovvero che parte del tesoro di Mestre, perché di questo si tratta, è già andato perso, ma diciamo la verità, trafugato, questa è la parola corretta, ecco, che non si vada avanti con questa situazione, che viene effettivamente valorizzato quella che è la storia di questa città. Grazie, buonasera a tutti.